Eppure, nonostante tutto, abbiamo ancora la possibilità e la facoltà di scegliere da che parte stare. Da che parte stare? Fa più freddo camminando? Dai, ci scaldiamo alla festa! Non sono qui per questo. E perché sei qui? Boh. Raga, stasera ci divertiamo, capito? Che cazzo. Capito? Oh. Capito? Il posto è questo. Dai raga, sono carico a bomba, cazzo. Speriamo che non esploda. Altri due, grazie! Soltanto! Dai calmo, ci stiamo appena scaldando! Ti stai riprendendo? Sono contento! Sì, ma continuo a pensare a Rebecca! Io sono qua a divertirmi e lei è a casa da sua nonna! Ma vorrei che fosse qui con me! Sei molto preso, vero? Non lo so che è presto e che siamo giovani, però sento che è quella giusta! Ma tu hai mai provato qualcosa del genere per una ragazza? Fortunatamente sì! Ma forse non era il momento giusto. Parli di Giada. Già. Che cos'è successo poi? Ah, storia lunga. Oh. Grazie. Sin! Storia molto lunga. Scusi, l'energia elettrica? Ancora nulla, signora. E niente internet? Chiaramente. Grazie. Cosa ci fai qua? Dov'è la tua mamma? È lì. Che è successo? Ma niente, un pazzo si è sparato un colpo in testa. Cristo, fai schifo. Non gli ho mica sparato io il colpo in testa, ok? Sì, ma potresti avere un po' più di rispetto. Perché? Tanto non salverà la vita quell'uomo. No, certo, però potrebbe salvare la tua un giorno. Che cazzo me ne frega della mia vita ormai? Ah!
Che hai da ridere? Niente. Rido di me stesso e dei miei vizi. Sai, sono convinto che anche in un mondo così avere dei vizi sia fondamentale. Alla fine è loro che vizi hanno. Beh, non hai mai visto uno fumare, questo è certo. Sono Leonora. Piacere, Gabriele. Che stai facendo qui? Me lo chiedo anch'io. Intanto mi godo i miei vizi. E penso che vorrei essere da un'altra parte. Tu invece? Io sto tentando di salvare il mondo. La ringrazio, nostra salvatrice. Sei qui da sola? Per il momento. Beh, se vuoi vieni di là, ti presenti i miei amici. Ti ringrazio, ma adesso devo proprio andare. Facciamo un'altra volta. Sicura? Guarda che non c'è molto da fare qua, a parte sopravvivere. Richiede molto impegno questo, lo sai? Decisamente. Alla prossima, Gabriele. Alla prossima. Cazzo, succede ancora? E che deve succedere? Gli infetti? O ci stanno portando in gita o stanno evacuando il campo. Ma ci stanno spostando, la situazione non deve essere bella. Ehi, non serve agitarsi, poi tornano a prenderci. Tu che cazzo sei? Tu che cazzo vuoi? Pezzo di merda! Tu sei come loro! Tu sei come loro, pezzo di merda! Tu sei come loro! Mi dispiace se mi unisco a voi. Ma va, figurati. Simone. Piacere, Will. Max, Gabri e Dario. Piacere. Da dove vieni, Will? Io vengo da Bergamo. Sono venuto qua con mia sorella. La ragazza di prima. Sono donne e bambini. Mia sorella può prendere quel posto. Resto no, io qui. No, resto Will, qui. No, ti prego. Tranquilla, non mi succede niente. Non mi succederà niente. No, Will, ti prego. Sì, lei. È tutto ciò che mi rimane. Invece voi? Da dove venite? Da Milano. Ed è lì che proviamo a ritornare. Lungo viaggio, eh? Già. Beh, tanto lunedì non ci faranno stare al lavoro. Roma è caduta in mano agli infetti, così come le principali città europee. Dagli altri continenti non abbiamo nessuna notizia, ma presumiamo che la situazione sia parimenti grave. Più grande la città e più velocemente pare diffondersi il virus. Capitano, ha letto il rapporto da maggiore? Non ancora, signore. Un numero elevatissimo di infetti sta arrivando da noi. Dobbiamo assolutamente evacuare il nostro campo. Sempre così. Ogni volta che le cose sembrano normali, le bestie ritornano sempre. Thank you.
Abbiamo perso tutto. Di nuovo. Ragazzi, mi è venuta un'idea. Ciao, Dario, aspetta! Abbiamo camminato per giorni. Nei boschi. Con la pioggia e col sole. Senza sapere dove andare. Senza sapere dove andare. Ci potevi far ammazzare. Che cazzo vuoi? Tu e le tue idee di merda. Intanto le mie idee di merda ci hanno salvato la vita. Oh, oh, oh! Tu gli sei andato dietro. Ma dove vai, Gabri? Lascialo andare, deve schiarirsi le idee. Sì, scusali, ogni tanto ci si dimentica delle buone maniere. Tranquillo, siamo tutti un po' allo stremo. Non mangiamo da giorni, anche io sono irrequieta e nervosa. Sì, ma non avevo mai visto Gabri comportarsi così. E quegli zombie sembravano diversi. Anch'io ho avuto la stessa impressione. A proposito, grazie per avermi salvato. Tranquillo. Che cosa scrivi? Vecchie abitudini da giornalista. Mi aiuta a pensare. Cronaca? Io scrivevo di esteri. Tu scrivi? Sì. Scrivevo. Ragazzi! Ragazzi! Guardate cosa ho trovato! È pieno. Questo edificio qua è pieno. Tutto. C'è dentro anche cibo, acqua. Sì, sì, sì! Tutto. Ed è anche tranquillo. Dai. Entriamo. Thank you.
Sotto, sotto, su, 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 sotto! Non sono un'infetta! Non sono un'infetta! Cosa farete dopo le vacanze? Ma che ti importa di loro? Sono noiosi! Io li conosco fin troppo bene per sapere i loro piani. Allora, Simone vuole aprire un'officina e andare a vivere con la sua ragazza. Cioè, che palle. Alla nostra età. Poi Gabriele vuole andare a viaggiare in giro per il mondo. E Max vuole diventare un grande giornalista, uno di quelli di vecchio stampo, che scrivono cose importanti. E per quanto riguarda me, se ti interessa, a me non importa cosa mi riserverà il futuro. Io mi godo quello che viene. Non è la guerra con i suoi esiti ad appassionare ed affezionare chi la osserva, chi la conduce, ma le fazioni, i rivali. In questo nostro secolo ne esistono due, non una di più. Si può scegliere di essere un infetto e agire da infetto, ragionare da infetto perché, sì, gli infetti ragionano, ebbene pure, meglio di noi. Il virus che imputridisce le loro carni unisce le loro menti. Sta creando una supercoscienza mostruosa ed umana insieme, potente, pericolosa. O si può scegliere di essere uomo. E gli uomini non sono tali senza fede. E quale fede rimane a noi in questi tempi oscuri? Non quella in un Dio qualsiasi, no. Non una fede qualunque, non in una chiesa, ma in sette. O fra gli infetti, o nella setta delle sette chiese. Chi non abbraccia nessuna delle due fazioni farebbe meglio a togliersi di mezzo. Evitare di correre il rischio di essere contagiato, di diventare un mostro.
tu, amico mio, da che parte hai deciso di stare? Through the trials side.